Buonasera ragazze, video serale, video mi strucco con voi, con tanto di TV in sottofondo accesa perché stasera sono sola. Riccardo è uscito con degli amici, Alessandra sta ancora dormendo e quindi ho detto vabbè, mi inizio a struccare e visto che oggi sono capitata anche da Tigotà, ho comprato diversi prodotti, quindi ho detto vabbè, prima di struccarmi vi faccio anche vedere che prodottini ho acquistato. Ho fatto un po' di scorta perché quando capito da Tigotà prendo insomma quello che mi manca o quello che sta per finire e visto che lì trovo dei prodotti che non trovo mai da altre parti e costano anche veramente poco, devo dire la verità, faccio scorta. Quindi vi faccio vedere cosa ho acquistato oggi. Allora, a parte lo struccante, perché questo qui che mi ha regalato la mia amica della Venus è praticamente quasi finito. Non mi è piaciuto particolarmente, cioè strucca molto bene. Non mi è piaciuto particolarmente perché non ha profumo, però c'è scritto anche sopra, cioè nel senso è un regalo e quindi non ho potuto scegliere. Però io amo le profumazioni nelle acque micellari, negli struccanti. E strucca con dolcezza, senza profumo, molto delicato, mi è piaciuto. L'unica pecca è che manca un po' di profumo. E quindi oggi da Tigotà c'era in offerta a 2,90 euro, mi stava volando questo qui della Nivea. Questo qua è il waterproof perché io ho questo mascara qua che è abbastanza, cioè molto bello, devo dire la verità, mi è piaciuto veramente tanto. È un 3 in 1, volume, lunghezza e curvatura delle ciglia. Me l'aveva regalato Riccardo per il mio compleanno insieme a un set di Alice Campello di Douglas, che è questo qua. Mi è piaciuto veramente veramente tanto e spero non finisca mai, ma so che non sarà così. Comunque quando finirà riprenderò il mio preferito, che è il Pupa Vamp Extreme o qualcosa del genere. E questo qua, appunto, questo mascara qui, c'è la possibilità anche di... Con una mano sola è sempre un casino, comunque, vabbè, ve lo faccio vedere dopo. Comunque si piega il cosino per le ciglia. E niente, quindi questo qua è molto difficile da struccare, cioè bello strong, e quindi ho preferito prendere la bifase Waterproof Long Lasting della Nivea. Era in offerta 2,90 euro e raccomandato dalle make-up artist, avevo visto la pubblicità di Clio Make-up, quindi ho voluto provarla, insomma, vedere, visto che era in offerta, perché diversamente è molto cara. Poi ho preso, sempre da Tigotà, un po' di cosine di prodotti per la casa che non c'entrano niente con Mi Preparo Con Voi, ma so che magari vi può interessare se avete un Tigotà vicino. Ho preso questo sgrassatore universale, sgrassa e profuma tutta la casa, della Fabuloso. Mi pare fosse in offerta, non sono sicura, comunque costava pochissimo, 1 euro e poco più, e quindi volevo provarlo perché solitamente quando prendo i prodotti della Fabuloso per i pavimenti mi ricordo che lasciano veramente un profumo strepitoso. Non lo hanno usato lì al supermercato, però sembra buono il profumo, vi dirò una volta che lo utilizzerò. Poi ho preso il sapone per i piatti, questo qua gigante, si chiama Limonello Piatti Nuovo con pH naturale della pelle, italiano e tutto quanto, e stava in offerta 85 centesimi, mi pare 85-89, comunque pochissimo. Poi ho preso anche questo doccia schiuma setificante nuvola di talco, mi ispirava tantissimo e costava solo 99 centesimi, ce n'è 300 ml, quindi non è tanto grande, di quelli abbastanza piccini, però 99 centesimi. L'ho preso perché io amo tutto ciò che è talco, borotalcoso, quelle cose molto candidose e coccolose. E poi ho fatto scorta anche dei miei prodotti di... Oddio, sto spaccando tutto, di Rio Melaceto, che da quando l'ho scoperto da Tigotà mi sto trovando molto bene. Mi piace anche la profumazione, devo dirvi la verità,
e soprattutto sgrassa veramente molto bene. In cucina soprattutto mi ci trovo da Dio, in bagno non lo utilizzo particolarmente, anche se è ideale per lavelli, piastrelli, fornelli, forno, frigo, elettrodomestici, utensili da cucina, insomma chi più ne ha più ne metta. Però io lo sto utilizzando principalmente per pulire, disinfettare le ante, queste cose qua della cucina. Veramente si può utilizzare un po' per tutto, vi dico la verità, lo sto usando proprio. E quindi ho preso poi anche quello per i pavimenti, mi piace tantissimo anche questo, lascia proprio un profumo in casa che mi piace, mi fa piacere, sento proprio il pulito, quindi l'ho ripreso anche perché quello che ho è più o meno a metà. E invece questo qui l'ho preso come scorta perché costano veramente pochissimo questi due prodottini qua, 1 euro e poco più l'uno, cioè questo sarà tipo 1,30 euro e questo sarà 1,50 euro, cioè proprio poco poco. E quindi insomma ne ho approfittato già che ero lì. E mi sono caricata come un muletto. Detto ciò, risistemo tutto tranne i prodotti bagno. Questi me li vado poi a mettere nella nostra dispensuccia. Ora direi che è il caso di truccarmi. Già 6 minuti e 26 solo per farvi vedere i prodotti. Sono logorroica, si vede che sono solo in casa. E va bene. Niente, proviamo allora questo struccante qui. E niente, nel frattempo sto pensando a cosa raccontarvi, ma non mi viene. Sì, neanche questo ha profumo, ma c'è scritto senza profumo? Ah, sì, senza profumo, vabbè. Non sono proprio brava a guardare queste cose, però mi pare che anche quello non nero, quello normale, mi pare che anche quello è senza profumo, però vabbè. E niente, che raccontarvi? Mi avete chiesto appunto di fare, oggi ho fatto il sondaggio, in realtà oggi quando sono tornata a casa dovevo fare il video che mi avete richiesto, ovvero quello su... la strucca molto bene, devo dire la verità, cioè ha struccato benissimo già col primo passaggio. E dicevo appunto che vi ho messo il sondaggio per sapere che video preferivate tra passeggino e seggiolone, quindi mostrarvi tutto come si apre, come si fa, eccetera, come mi sono trovata, le mie impressioni, eccetera. E poi vi ho messo l'altro che è gli essenziali per avere un bebè. E mi avete votato questo, però non sono poi riuscita a girarlo, infatti ora vi sto facendo il mio preparo con... mi preparo, mi strucco con voi. Proprio perché è una cosa che non mi richiede ulteriore tempo, perché appunto è una cosa che comunque dovrei fare. E... carino, guardate, fa proprio il filo. Appunto, è una cosa che comunque devo fare, chiacchierare un po' con voi. Mi tiene solo compagnia in questa serata un po', diciamo, di solitudine. E sono molto contenta perché domani uscirò con una mia cara amica che è sempre la mia amica di cui vi ho parlato, con cui ho partorito praticamente, anche se io ho partorito un po' prima di lei, però eravamo insieme in stanza d'ospedale. Secondo me è molto carino coltivare questa amicizia perché se ci pensate comunque i bambini si sono visti proprio appena appena nati, quindi se riusciamo a mantenere comunque i contatti è carino che poi i bimbi rimangano insomma in amicizia. Ecco, la storia è molto molto carina, è un'amicizia un po' particolare, no? Che non è da tutti i giorni, ecco. E quindi spero sinceramente di mantenere questa amicizia, anche perché entrambe ci troviamo molto bene, quindi insomma si chiacchiera, si parla di tutto, è una bellissima amicizia. Quindi appunto dicevo che domani sera uscirò con questa mia amica e sono contenta insomma di avere una serata di svago, non vloggerò perché voglio proprio godermela, rilassarmi, non mi capita così spesso, quindi insomma cerco di godermela. Per quanto riguarda invece Silvia, è in viaggio, ora è in volo ed è quasi arrivata. Io la sto monitorando con un'app fighissima, quindi se vi dovesse capitare, adesso però non ce l'ho dietro il telefono perché è in carica, però se vi dovesse capitare di avere
amici, parenti in volo. Oddio, mi stava volando tutto a proposito di volo. C'è un'app fighissima che ha scoperto Riccardo, quindi me l'ha fatta conoscere lui, che segue proprio gli aerei, fa vedere proprio la traiettoria dell'aereo. È veramente una cosa carinissima, soprattutto se avete un parente, un amico che sta volando, magari siete un po' in pensiero. Secondo me è molto secondo me è molto molto carino il poter monitorare per essere anche più tranquilli, perché uno sta sempre con l'apprensione, no? Cioè, rendetevi conto di quanto sono cambiati i tempi, no? All'epoca, quando un parente o un amico volava, prendeva un aereo, non si sapeva, insomma, che era tutto a posto finché l'aereo non era atterrato, la persona riaccende il cellulare e ti dà segni di vita, dei segnali di fumo. Adesso invece ci sono queste app dove tu riesci a stalkerizzare l'aeroplano, cioè spettacolo veramente. Ci sono rimasta di sasso quando Riccardo mi ha detto di questa applicazione, che tra l'altro me l'ha detto tempo fa. Mi fa, è carino vedere cosa vola sopra la nostra città, magari che aereo arriva, che aereo parte. E mi è venuto il flash, la mia amica è partita, oddio, quell'app come si chiamava? Dimmelo che la scarico subito, e ho visto proprio il suo aeroplanino volare, veramente veramente bello. Oh, detto ciò, io direi che mi sono struccata. Tra l'altro nei prossimi giorni voglio farmi questa maschera qui che mi aveva regalato Silvia e che mi aveva in precedenza anche regalato Marta, l'altra mia amica, ed è super super rilassante, fresca al cocco, che io adoro follemente. La farò un'altra sera in cui sarò sola, perché sembro veramente un mostro con questa cosa su, però ci tengo a farla perché la mia pelle ha bisogno di un po' di sostegno. E domani mattina o domani sera, adesso vedo, voglio farmi una bella doccia, lavarmi i capelli e poi voglio tentare di farmi o una mega treccia oppure due trecce, cioè dividere i capelli così, fare due trecce lasciandoli umidi, andare a dormire, così il giorno dopo, perché la treccia la farò partire da qui in giù li avrò più mossi. E ho pensato di fare questa cosa, visto che è estate, visto che comunque non li asciugo mai totalmente d'estate, li lascio sempre un po' umidici, non proprio bagnati ovviamente, però umidici sì, e quindi ho pensato che potrebbe essere un'idea carina ritrovarmi al mattino con i capelli mossi. E niente ragazze, vi faccio vedere anche il mio nuovo dosa sapone carino, con scritto Love You, che avevo visto da Casanova e Riccardo il giorno dopo mi ha comprato, e mi piace tantissimo. Love You con il cuoricino, costava veramente pochissimi euro, 2-3 euro, e lo trovate da Casanova, era in super saldo per i saldi, e l'ho preso solo per quello perché costava pochissimo. E niente ragazze, non mi viene in mente altro da dirvi per il momento. Ci sono in serbo un po' di novità che arriveranno, tra cui una nuova collaborazione molto carina con altri sconti per voi. Poi arriverà una novità che farò insieme a Riccardo, di cui vi parlerò un po' più avanti, perché non per tenervi in suspense, come l'ho detto bene, ma semplicemente perché non mi piace anticipare cose che non so ancora con certezza se farò. Però è molto probabile, 99% la faremo, però preferisco aspettare, perché magari ve ne parlo con Ricky, faccio un video magari con lui, adesso vediamo, insomma. Cerchiamo di capire come dirvelo e come presentarvi la cosa, dobbiamo ancora capirci bene noi il tutto. E basta ragazze, quindi insomma, piano piano scoprirete le news, le varie collaborazioni, ce ne sono in arrivo 2 o 3, quindi insomma arriveranno piano piano nei vlog, le vedrete, e sapete sempre che quando riesco a cogliere qualche sconto per voi lo faccio sempre molto molto volentieri, perché per me siete preziose. E niente, io vi mando un bacio gigante, vi auguro la buonanotte e ci vediamo domani con un nuovo vlog. Ciao.